Allora, Ale, ti devo dare una cosa che ho trovato nella buchetta stamattina. Nella buchetta della posta stamattina. Vabbè, dai, siediti, te la faccio leggere da qua. Io, allora, premetto che non apro mai la posta degli altri perché non si fa, cioè non si apre la posta. E quindi non lo faccio mai. Però, siccome questa volta era una cosa che è scritta in un bigliettino così, non c'era scritto tipo per Ale qualcosa, era così, cioè l'ho aperta. E niente, quindi l'ho letta. Tieni. Sofia sta ferma tu però. Ti fermo, facciamo leggere. Tutta sbrodolata di pappa. Noi abbiamo appena fatto la pappa, non ci fate caso, eh. Infatti bisogna anche sparecchiare. Quello l'ha Però. scritto Mattias. No, no. No, no. Mattias, fammi vedere. Mattias scrive così bene, secondo te? Fammi vedere. Sembra la scrittura di Mattias. Cioè, era a scuola, Mattias. Leggi, leggi, Ale. No. Leggi, ti prego. Dai, almeno facciamoci un video, scusami. Questo è quello Leggi. di Mattias. Ma Mattias non scrive così, Ale. Leggi, leggi. Mamma, ma è una proprio una taroccata, perché una che ha 17 anni non scrive in questo modo qui. E Cosa ha scritto? soprattutto una femmina. Perché non scrive in quel modo lì? Ma è una scrittura bambina delle elementari. Ma non è vero, cioè, ti sembra una scrittura. Cosa fai, Joy? Sembra la scrittura di un bambino Sì. E elementare. già che fa dicesse cose, ancora più Allora vai, leggi. Andai, leggi. È una cosa dolcissima. caro Ale, questa lettera è per te. Mi chiamo Angelo. Angela. Ho 17 anni e sono innamorato di te. Mi piace tutto di te, il tuo modo di fare. Ma poi, no, mamma, ma perché mi ti prendi per il culo? Cioè, una di 17 anni scrive di te attaccato? A me non fatelo bene se dovete Ma farlo. chi l'ha fatto? Ma scusa, vabbè, quante ragazze, magari quanta gente c'è che scrive male e non scrive L'ha bene fatto italiano? Mattias. Ma Ma no, era a scuola! Io poi la sai la mia a scrittura? Ma che motivo ho? Ma scuola. scusa, Dite tutto attaccato, loro oh, dite. vabbè, si Tutto vede che sei un po' dite. ignorante. Il tuo modo di fare, i tuoi occhi, i tuoi capelli, il tuo sedere a Yunsu. Il tuo Sei di sedere merda. all'insù. Inoltre, Il penso tuo so. sedere Inoltre, penso so. Penso. Che tu sia anche molto simpatico e dolce. Un giorno abbiamo mangiato un cornetto al bar insieme, non so se ti ricordi di me, da quel giorno sei al primo posto, il primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando mi addormento. Per questo voglio vedere Vabbè, seriamente se mi vuoi sposare, sì o no. Se sarà un sì, ti aspetto. Guarda, non sarà un sì, mi spiace per la tua vita, Ale, ma. però. No, ma come, povera. No! Se sarà un sì, diciamo come definisce. Aspetto in via Maciuncin Ciuncin. Domani 10 gli anelli ce li ho Gli io. anelli c'ha anche Può Ale. venderlo. No. Ale, Mamma, veramente, cioè, cos'è? ti stai per sposare. Si sposa Ale. No, vabbè, È già buono comunque, anche quello che facevo. poverina, scusami, ma chi può essere? E dove la lasciamo questa lettera? Dai, Ale, Ah, ma poverina. l'hai scritta voi, cioè, ma Poi guarda ci che. rimane male. Cosa metti per il culo? Ma Aspetta. no, Ale, ma non l'ha scritta, ma non l'abbiamo davvero, Ale, ma sei matto? Sei matto? Secondo te? Sì, vai a cercare. Ma Vedi? cosa sono i tuoi quaderni, Mattias? Ma cosa c'entra, Ale? Tutti i quaderni sono a righe, cosa vuol dire? Cosa sono i tuoi quaderni? Ma Sono cosa questi, sono quelli là. c'entra? Allora, già che te, tutti i quaderni sono righe, io proprio non sto guardando le righe. Cosa Quindi già c'entra? così, non sai, non, mi prendi Sono proprio per il culo, righe. sono stupido io, Ale, ma Perché no, ma perché, scusa, non puoi avere una spasimante? Ma non ho capito, ne hai così Ma tante di spasimante di spasimante? cosa? Mamma, una che ha 17 anni. Scrive così, Ma prima cosa, scusami, tu prima hai mai cosa. conosciuto una che si chiama Angela? No. Sei sicuro? Sì. Pensaci bene, perché No. secondo me può essere qualcuna che Poi, conosci. Sei detto seconda. che ci hai mangiato un Non fammi cornetto? parlare, non ci hanno dato su un cornetto? Al bar, te Oh, ogni mi fai tanto ci vai al parlare? bar, no? Allora, prima cosa, non sa neanche scrivere le lettere, perché allo Yunsu, cos'è? Me lo Beh, si spieghi? vede che è un po' ignorante. Ciao. Vabbè, sei ignorante, ma non mi piace. Poi, seconda cosa, uno di 17 anni fa queste cose ai bambini. Vabbè, che c'entra? Mica è una Vuoi cosa da bambino. sposarmi? Cioè, ma
sembra una roba. Ma si vede che è talmente terza più cosa, sbaglia pure a scrivere. Sai quanti ci sono che si sposano a 16 anni, a voglia? E guarda cosa, Mattia sei elementare, stai imparando a scrivere anche San Patello minuscolo. E infatti guarda, c'è un po' di stampato mischiato con San Patello minuscolo. Mattia sera a scuola, sì, glielo vuole. Sì, sì, certo. Ma mi è arrivata stamattina, come ha fatto a scriverla che adesso è arrivato, ha mangiato adesso, scusa. Adesso, sono le 2, io sono arrivato all'1.50. Lui è qui da mezzogiorno e mezzo. No, che dici, esce all'1, tra una roba alta, arriva all'1 e un quarto a mangiare. Sì, non sai che scuola scrive questa cosa? Insomma, 5 minuti. Ale, ma l'abbiamo trovata io. Poi è strappata dal quaderno di Mattia. Strappata dal suo quaderno di questa qua. Sofia! Ma cosa c'entra Ale? Ma davvero? Ma secondo te? Ma guarda, guarda che malfidato che controlla tutti i quaderni. Ah, ma poi anche se fosse, non sai mai cosa mi frega sinceramente. Vabbè, quello cosa c'entra? Poverina, però, c'è una persona che ti ha scritto una lettera. Mi dispiace per lei. A cartocciarla poi così. Vai, ci vuole anche la brucio, cioè, ma dai Ale, ma perché? Va bene così. Ma povera Angela. Oh, adesso no. Ci vado io da Angela, dov'è la via? Dai, andiamo a vedere. Ma solo chi è. No. Scusa, andiamo solo a vedere chi è. Magari è bellissima, simpatica. No, no, è bellissimo quanto vuoi, non sa parlare italiano, quindi. Cosa c'entra, poverina? Mamma, è ignorante, hai detto te, è ignorante. Vabbè, cosa c'entra? Non mi piacciono quelle ignoranti. Vabbè, cosa c'entra? Piano piano, uno cosa c'entra? Cultura. Cioè, mentre parliamo, non sa parlare. Cos'è? Beh, scrivere è una cosa, parlare è un'altra cosa. No, anche te fai degli errori di ortografia, di grammatica. Ma ci te. Scusa, ma ci vado io a sposarmi? Sofì, Ale si sposa? No. Si sposa Ale? Sofì, Ale si sposa? Io pensavo che fosse una cosa che ti... che conoscevi, ho detto, questa qua la conosce, non ci ha detto niente, Ale, non ci ha detto niente di Angela, anche un bel nome Angela. No. Adesso, vabbè, quindi cosa facciamo? Niente, la butti. Fai una risposta, la diciamo sempre. Io l'ho già detto la risposta, no, basta. No? Non te la senti di sposarti troppo presto? Ma no, Sofì, sei tutta impadellata proprio, eh. Sì, mi devi dire allora, che è vero quella cosa, quella lettera. Ma non è... io ho dato la lettera. Dice che l'ha scritta Mattias. Che lettera? Quella che ho trovato nella buchetta stamattina. Ah, sì, Mattia, qua la scritta. Quando è andato a scuola. Ma io non l'ho letta. Come non l'hai letta? Guarda, era lì. È lì ormai, non... No, gli ho detto che... Dai. Ma se non l'hai letta, tanto sai anche cosa vuol dire. Cosa c'è dentro? Gliel'hai detto che... Ma no, lui l'ha letta, solo che non vuol farti capire che ha letto la tua posta. Sì. Però l'abbiamo letta. Sì, certo. Praticamente Angela le ha chiesto di sposarlo. No, lui ha detto di no, che non si vuole sposare. Ma cos'è? Ma perché... Ma fate riferimento ai scherzi, cioè... Ma non è uno scherzo, ma che scherzo è? Guarda. Allora, almeno di che aveva 14 anni, 17 anni, non sa coniugare un verbo, non sa coniugare un verbo. Ha sbagliato. Ma che fulmine. Ho capito, non è una cosa... guarda che te non hai mai letto i miei temi, qui non sai come dire. Cioè. Ti ascolto ogni giorno parlare. Ma cosa c'entra parlare e scrivere? Vabbè, quindi niente, vabbè. Quindi cosa c'entra, scusami. Allora, ha detto praticamente, allora lei ha detto che se vuole, le ha chiesto di sposarlo, che se vuole, se è un sì, lei ha già, subito, ha già gli anelli, avrebbe già gli anelli. Vai. Cioè, lo sta dicendo seriamente sta ragazza. Cioè, è pazzesco, è proprio, è innamorata persa, capito? Ha perso la testa, ha detto che gli piace tutto proprio. Quindi... Sì, scrive anche le parole attaccate. Sì. Sì, non si staccare parole. Quindi niente. No. Quindi come facciamo? Come facciamo a dargli una risposta? Scusa, ci deve andare, dai, sennò è maleducazione. No, è vero, no. È maleducazione. Cioè, no, vero, Jai? È maleducazione.
maleducazione, è maleducazione di andare e dirgli guarda non mi interessi, non c'è il numero di telefono, no, come fai a dirglielo? Ma io dico, cioè. Ma scusa. Ma scusami, Ale, cioè, è una risposta si dà a tutti, è una questione di educazione. Serie, no, Basta dire, guarda, non mi interessa. Allora puoi andarci te, benissimo. Beh, io, mica la mia lettera d'amore, tua. La gente che conosco. Sicuro. Lo faccio dire da loro. Ti facciamo i complimenti ad Ale per il matrimonio. Ma non è vero. Un abbraccio di famiglia. Ci vuole un abbraccio di famiglia. Facciamo un abbraccio di famiglia. Ti do il permesso. Ti puoi sposare. Ti puoi sposare, ti diamo il permesso. No, no, mi stai sbagliando. Grande Ale! Testimone. Grande, no. Ale si sposa! Bravo! Diamo un bacio a Ale che si sposa, il fratellone! Tu cosa fai? Porti le fedi all'altare? Diamo un bacio ad Ale! Bacio! Un bacio! Congratulazioni! 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 Come nella lettera! Quindi? Cosa vuoi dire a tuo fratello? Cosa? Congratulazioni e? Cosa? È uno scherzo. E? Dai, diglielo. Questa lettera l'ho scritta io. L'ha scritta Mattias! No, madonna. Un po' ci hai creduto. Dai, un pochino. Un pochino. Va bene, quindi chiudiamo questo video dicendo che... ovviamente era uno scherzo, ma secondo me fino a un certo punto, perché si sa mai, tra un po' potrebbe accadere realmente questa cosa. No, speriamo che sia possibile, dai, non sei pronto per sposarti. Comunque adesso vado dalla Sofì che la cambio perché è tutta spadellata. Ale rimane un ragazzo single, fidanzato, boh, chi lo sa. E noi ci vediamo in un prossimo video con la festa di fidanzamento di Ale, prossimo video, va bene? Ok, intanto andiamo a cercare la sala per sposarci, la location. Sì, sì. Ciao.